Non moltissimo tempo fa, ragazzi, ho recensito la videocamera 180 gradi DSC2530L della D-Link, che vedete adesso alle mie spalle e che se volete trovate qui da qualche parte. In quel video, fatalità, ragazzi, mi lamentavo del mio wifi perché il wifi è abbastanza lento, qui dove abito io, soprattutto sono abbastanza lontano dal router e quindi diciamo che la perdita di segnale era notevole e quindi D-Link ha preso la palla al balzo e mi ha mandato questa powerline AV 1000. Me l'ha mandata effettivamente un po' di tempo fa, diciamo che l'ho testata bene, mettiamola così. Effettivamente ho avuto molte altre recensioni da fare, però penso che sia arrivato il momento giusto di parlarvene, anche perché questa powerline è ottima e consigliata anche per le smart TV e per lo streaming, anche in 4K. Ma la domandona, ragazzi, è: mi ha risolto o non mi ha risolto i miei problemi? Lo scopriremo tra poco. Come vi anticipavo prima, ragazzi, la Powerline AV1000 è composta essenzialmente da due componenti che possiamo chiamare trasmettitore e ricevitore. L'installazione, ragazzi, è veramente molto molto semplice. Essenzialmente quello che bisogna fare è partire con il trasmettitore, possiamo chiamarlo così, quello che va ad espandere il segnale. E cosa bisogna fare? Bisogna collegare tramite una presa di corrente vicina al router. Essenzialmente questo come si fa? Tramite uno dei due cavi Ethernet che troviamo in dotazione nella confezione. I due cavi Ethernet arrivano a 1 GB per secondo di trasmissione dati, quindi veramente molto elevata. In ogni caso, prendiamo un'estremità del cavo Ethernet, la andiamo a collegare a questa entrata che è l'unica che troviamo su questo componente, e l'altra estremità del cavo la andiamo a collegare al router Wi-Fi. Fatto questo, come vedete qui abbiamo una presa elettrica. Io sinceramente l'ho usata per collegarci la spina del router Wi-Fi, quindi con una sola spina alimentavo due cose. Fatta questa serie di azioni preliminari, bisognerà agire sul secondo componente, che come vedete ha due antenne che sono apribili. Ovviamente se le apriamo al massimo il suo funzionamento sarà migliore, e quello che bisogna fare è collegarlo anche a sua volta a una presa di corrente, però nella stanza in cui vogliamo più linea. Quindi in questo caso io ce l'ho in camera mia, di fianco alla scrivania, e quindi il segnale è al massimo. Una volta collegato alla corrente bisognerà ovviamente accenderlo, aspettare circa 25-30 secondi che appunto ovviamente si sincronizzino i due componenti, dopodiché sarà possibile connetterlo al computer. La password per potervi accedere è in dotazione nella scatola, ovviamente c'è un piccolo foglietto con i nomi delle wifi, ovviamente la relativa password. Questo ricevitore riesce a trasmettere a sua volta una linea wifi dual band, quindi a 2,4 GHz e a 5 GHz. Come vedete però qui c'è anche un'uscita LAN. Questo è perché possiamo collegare direttamente questo componente a una smart TV oppure a un PC fisso o mobile, in base a quello che volete. Perché vi dicevo prima che è ottimo per lo streaming video? Perché questo, appunto, collegandolo ad una smart TV è ottima per poter vedere, per esempio, video su YouTube, Netflix, TeamVision, applicazioni varie. E devo dire la verità, ragazzi, effettivamente, soprattutto con la banda 5 GHz, non si ha mai una perdita di segnale, sia in upload che in visione video. Io, per esempio, da quando ho questa Powerline, gioco per esempio anche su FIFA 17 con il mio computer online, ovviamente senza nessun tipo di lag e con latenza praticamente al massimo, quindi un ottimo livello di streaming. L'ultima azione da fare per completare la configurazione della linea Wi-Fi è collegarsi a questo sito se avete Windows o questo sito se avete Mac, in ogni caso ve li lascio giù in descrizione, e di inserire i dati necessari per la configurazione finale. Inizialmente la password potete lasciarla libera, mentre l'utente sarà semplicemente admin. Successivamente poi potrete andare a modificare il nome utente e anche la password. Inoltre, sempre qui nella parte destra dove abbiamo il tasto on-off, c'è anche un tasto VPS che serve per andare a connettersi al trasmettitore, che ha lo stesso medesimo tasto qui nella parte bassa, però sinceramente non mi è servito fare questa azione, si sono connessi da soli senza nessun problema. Tra veramente pochissimo andremo a fare uno speed test per valutare le effettive prestazioni di questo prodotto, ma volevo fare un accenno sulle caratteristiche della crittografia AES che possiede questo prodotto. Infatti con la connessione e con la crittografia AES ci consente di stare sicuri, il segnale viene appunto criptato per evitare intrusioni esterne, quindi questo prodotto non ci offre solo una stabilità di segnale maggiore,
maggiore, una potenza del segnale maggiore, ma anche una crittografia dei dati che quindi sono più al sicuro. Vi faccio vedere molto velocemente anche la confezione, questa è la confezione con la quale vi arriverà il prodotto. Qui nella parte destra, tra l'altro, ci ha spiegato molto bene e molto schematicamente, con delle figure abbastanza chiare, quello che bisogna fare per effettuare la configurazione del prodotto. All'interno ci troviamo, come già detto prima, i due cavi Ethernet da 1 GB per secondo, un CD con il manuale d'uso e vari manuali che ci spiegano come funziona il prodotto, oltre a questo bigliettino che contiene le password e ovviamente i punti di accesso dei nostri wifi. Adesso scusatemi un attimo, vado a riconnettere i due componenti e subito dopo speed test. Eccoci qui ragazzi, siamo fuori e voglio provare subito un test con la linea wifi originale, quindi vado subito a far partire lo speed test e vediamo che risultati otteniamo senza l'utilizzo della power line. Vediamo che comunque il ping è sufficiente, però vedete che il download è veramente molto molto scarso, siamo intorno agli 1,4-1,3, veramente bassissimo. Adesso addirittura ho perso il segnale con il server. Adesso voglio subito provare con la banda 2,4 GHz e vediamo che risultati otteniamo. Facciamo partire lo speed test, vedete che il ping è comunque valido, però soprattutto il download, guardate che risultati differenti rispetto alla linea originale che dà. Adesso siamo quasi intorno ai 6, 6,20 addirittura, e quindi per me questi sono risultati veramente ottimi. Per quanto riguarda invece l'upload, vediamo che risultati riusciamo ad ottenere. Adesso siamo intorno ai 0,5, c'è stato un picco iniziale a 1, adesso si è assestato intorno ai 0,95. Proviamo adesso con la banda 5 GHz, vediamo che risultati ci consente di ottenere. Il ping comunque sempre buono, vediamo che il download è leggermente basso, leggermente più basso rispetto alla 2,4 GHz, però comunque a livelli migliori della linea originale. Vediamo l'upload che di solito è sempre un po' più alto della 2,4 GHz, infatti ha avuto subito un picco alto, adesso addirittura è 1,20, 1,10, 1,20, quindi veramente anche qui abbiamo risultati molto molto buoni. Io quindi ragazzi spero che con questo video vi abbia fatto capire come funziona questo prodotto. Abbiamo visto i risultati che sono buoni, siamo molto lontani dal router, quindi diciamo che il range del wifi è stato aumentato notevolmente. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, il tasto lo trovate qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!